Buongiorno ragazzi, oggi è un nuovo giorno qui a Barcellona, anche oggi per fortuna è bel tempo e mi sto dirigendo verso Las Arenas, ovvero un'ex arena dove c'era la corrida, adesso adibito a centro commerciale. Tra l'altro ci si può anche salire sopra tramite un ascensore che ti porta fino in cima al tetto, è grandissimo. E per iniziare vado lì. Poi più tardi mi dirigo verso il porto e mi vedo un po' quello che c'è, ad esempio il monumento a Christopher Columbus. Andrò anche a vedere la parte vecchia di quella zona, ovvero la Barceloneta. Questo qui è il Palazzo Güell. Lungo la Rambla, ragazzi, ho trovato un kebab. Ancora stranamente non l'ho provato qui a Barcellona, quindi per forza devo assolutamente andarci. Ho scelto la Luna di Istanbul. Il kebab è arrivato, l'unico problema è che è veramente enorme, è gigantesco, non è impossibile mangiarlo con la bocca, infatti mi hanno dato anche la forchetta, quindi ci metterò un po' di salsa yogurt. È talmente grande che è una delle poche volte che mi è rimasto difficile finirlo. Ora ragazzi ci troviamo nella Barceloneta, mi sto dirigendo verso la Vela, ovvero l'hotel che si trova davanti al mare, sulla spiaggia. Credo che sia l'hotel più famoso di Barcellona. What a wonderful world. È da un po' che ho buttato l'occhio su questa funivia. Beh, direi un po' troppo. 16,50 euro.
questo è un posto molto particolare. Qui ci sono i ragazzi che fanno esercizi e invece di qua ci sono le persone che guardano quelli che fanno gli esercizi. Andare al forum. Martina me l'ha consigliato perché ha detto che ci stanno qualche struttura architettonica interessante da vedere, quindi adesso vado. Purtroppo non sono l'unico ad aver avuto questa idea. Poi pensare a fila atrás, prepara. Acción! No, non esitare a farlo con un altro plano. In pratica stavano facendo un video per la pubblicità di una festa che stavano organizzando. Festa abbastanza alternativa, mi sembra. È 31. Moria. Gracias.